Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati su Resident Evil 7. Nello scorso episodio sono successe delle cose veramente a quanto strane, ma vabbè, in questo gioco già lo strano è la norma. Ora stiamo impersonando il personaggio di Zoe e andiamo a vedere un pochettino dove ci porterà. C'è qualcuno morto. Ethan. Ed è Ethan. Finalmente ci vediamo. Ci abbiamo visto veramente com'è il personaggio di Ethan. In questa parte dell'avventura c'è praticamente la bambina, che appunto governa un po' lei tutto. Siamo praticamente, per quello che ho capito, siamo entrati nel suo mondo. Che lei è entrata in uno stato di si era petrificata, però non ho capito bene perché stiamo impersonando lei. La barca si è capovolta. Quindi sicuramente siamo portati dentro la sua, dentro il suo mondo, dentro la sua mente. E tanto che non ci lascerà liberi tranquillamente. Andiamo a vedere cosa c'è in questa nave. Questo relitto. È un flashback, probabilmente. Cosa è stato? Andiamo a vedere cos'è stato. C'è sempre questa melma. Fa abbastanza rumore. Come sempre. Vediamo che c'è qua dentro. Niente. Poteva essere. Qua che abbiamo. Sono morti. Oh. Sono tutti morti. Nella sala macchine. Che diavolo stai parlando? È lei che li ha uccisi! È lei che li ha cosa sta uccisi. succedendo? Ci servono armi! Ne abbiamo su questa nave! Io non lo so, ma... Possiamo ancora fuggire da questa parte? Fuggire da questa parte. Ma questo? Forse apparteneva all'equipaggio. Niente, di qua non possiamo andare. Non ci resta altro che scendere di qua. Andiamo. Vediamo che c'è qui. Qua non c'è niente. E qui? Mi ricordo che ancora Jack Bagger non l'abbiamo nemmeno scalfito, non si è fatto proprio acciuffare. Margaret Bagger l'abbiamo praticamente eliminata, molto probabilmente non tornerà più. Elenco dell'equipaggio, capitano, direttore, un paio di nomi. Ma che cos'è sta cosa? Deve essersi nascosto da qualcuno. Non è la mia bambina. Niente, niente. She's inside me, dentro di me, dentro tutti quanti. A posto siamo.
Siamo a posto. Cosa c'è? Ora stai ricordando? No. Cosa? Che cosa sei? Assurdo. Andiamo avanti, andiamo sopra. Ora stai ricordando che cosa? Altrimenti lo faccio morto. Detto che saremmo stati una famiglia. Ma questo di cosa stai parlando? Me l'avevi detto! Aspetta! Sono stufa di aspettare. Ti prego! Oh, Ricella! No, sti mostri qua no. Senza armi siamo. Ma si fa? Cazzo. Ma quanti sono? Oh, ma quanti sono? Senza armi. E dobbiamo scappare, vorrei che però arrivano da dietro. Vediamo. Cara Janet, allora come stai? Quando dicevi questa volta sarà mai passato un anno e mezzo. La vita qui è così noiosa. Giorno dopo giorno sembra lo stesso mare. Questa volta però c'è una novità. Abbiamo dei passeggeri con noi. Cioè, si tratta di una coppia e una ragazzina. Credo che siano dei parenti lontani del capitano. Immagino che già sono una nave cisterna. Grazie di Dio. Ho provato a parlare con la ragazzina, ma suo padre mi ha buttato una chiesa di quelle pesanti. Ma perché mai? Ora che ci pensi, il capitano ha detto che no, di non avere parenti. Forse ci sto pensando troppo, mi manchi con l'affetto Jim. Sì, ma siamo senza armi. Porco cane, senza armi. Assurdo, non so cosa fare. Se troviamo qualche arma. Erba, ma che ci facciamo con l'erba? Che ci facciamo? Affanculo. Vediamo che c'è qua. Vediamo, vediamo. Ok. Oh, pistola MPM. MPM. Salviamo. Ovviamente, come sempre, che non vorrei che moriamo male. Due munizioni. Ma che ci devo fare due munizioni? Sono niente. Con munizioni non ci facciamo proprio niente.
Non c'è più scampo, ma almeno questa nota posso far sapere a tutti cosa è successo. Io l'ho fatto il turno di notte, quindi verso mezzogiorno sono andato a riposare negli alloggi. Ero mezzo addormentato e ho sentito una bambina che rideva, forse era solo in mia immaginazione. Mi sono svegliato alle 19:30, c'era una certa confusione nel corridoio. Giù, un ingegnere di bordo mi ha riferito che stava succedendo qualcosa a livello inferiore, forse una rivolta, era bianco in faccia. Mi ha detto che poi sarebbe andato a controllare, ma non è più tornato. Sono stato alle 19:50 quando ho sentito urlare. Sono corso in lavanderia, che è lì che ho ritrovato Jack, che ho visto Jack venire divorato da una specie di creatura nera. Quell'esse si è girata e si è lasciata verso di me. Aguzzi, ho volato come una pazzia e sono scappata via. Ora sono rinchiuso negli alloggi, ancora tremante, perché ho scritto questa nota, i ricordi mi sono pieni di adesso intanto sento ancora qualche grido, non posso andare. Questo è tutto scritto, tutto quello che so. Giovanni. Fusibile, un fusibile. Vai, apri. Infatti noi non potevamo stare più di tanto qui, eh. Di tanto qui siamo senza munizioni. Strana bottiglia, questa bottiglia da vado in tasca tuo risveglio, nella proprietà dei Baker, forse è importante. Nella proprietà dei Baker. Vediamo cosa succederà con questa bottiglietta, cosa servirà. Chiusa dall'altro lato. Siamo al secondo piano, c'è anche il terzo e il quarto. E c'è anche il piano di sotto, piani inferiori, dove è successo tutto. Lei? Guarda bene. Perché? Ti devi ricordare. Così poi saremo una famiglia. Che mi stava scappando una parola. Vecchio videocassette. Ok, guardi con me, il filmato. E guardiamolo assieme, dai. Basta che siamo a un metro di distanza. Secondo me ci fanno la multa. Alan, stai peggiorando. Deve avermi infettato nell'attacco. Ormai è troppo tardi. E chi è questo? Ma in fondo è colpa mia. Se si è liberata. Sì, è colpa tua, ma non ti lascerò morire così. Perché non ti ha aggredito? È parte del suo protocollo di imprinting. Non possono averlo realizzato. Campione di tessuto. Trovalo. Sistema tutto. Dai, su, Vivi. Dove sei? Chi è? Questa è Zoe. Sicuramente. Divisione operazioni speciale direttore Alan Drone, custode mia Winters. Stando alle informazioni più recenti, sembrerebbe che Evelyn sia ad alto rischio di cattura da parte di organizzazioni rivali. Se restasse ancora nella sua posizione attuale, di conseguenza i nostri ordini sono quelli da trasferire. I vostri ordini sono quelli da trasferire il soggetto nella nostra filiale di America Centrale e di tenerla sicura fino a ulteriore comunicazione. Durante il trasferimento è di assoluta importanza osservare i seguenti protocolli. Assumi i ruoli di genitori tipi per evitare qualsiasi sospetto.
Monitorare i parametri vitali di Evelyn. Tramite il geomaz Godot che è stato fornito. Se l'operazione dovesse essere compromessa, eliminare Evelyn. Assurdo. Questa è una divisione speciale. Contro questa bambina. Ah, abbiamo monitorato l'attacco. E dalla ricarica la prendiamo pure. Anzi, la ricarica direi di levarla. E di mettere la difesa. Attacco e difesa. Ok. Guarda qua, che pezzo di meteorite che abbiamo. Non ci vedere più niente. Questo è un flashback. Vicina. Target messaggio acquisito. Prima degli avvenimenti di questa catastrofe. Ok. Andiamo a vedere. È vicina. Ci stiamo allontanando qui, eh? Però a vedere un pochettino cosa c'è. Cosa di utile. Erba. Ah, forse erano quelli i campioni di tessuto, quella bottiglietta strana che chiusa dall'altro lato. Qua c'è qualcosa. Sta vomitando. Devo resettarla. Chiamata. Com'è la situazione? Sta vomitando. Molto più della sua massa corporea. Oh, grandioso. Se continua così, ne vedremo molti altri dei suoi brutti amichetti. Ok, dobbiamo trovarla immediatamente. La situazione ci sta scappando di mano. Sono d'accordo. Niente, non succede niente. Giusto giusto in cucina, no? Il mangiare è sprecato. Trova Avelin. Con la mitatrice è un gioco da ragazzi, eh. L'avessimo anche con il personaggio principale. Siamo tornati di nuovo qua. Ah! Non ci potevo sparare. Ma guarda! Guarda qua! Morto? Morto. Siamo al secondo piano, dobbiamo andare. No, ma siamo al secondo piano. No, niente. Dobbiamo scendere giù. E scendiamo. L'ascensore si è chiuso. Ah, non c'è ancora. Le munizioni stanno finendo, eh? Stanno finendo, che facciamo poi? Un'altra erba. Questa sarebbe la sua massa corporea. Questi mostri, diciamo, fanno parte di sé.
quella bambina. Quindi bomba a distanza, ma proprio un arsenale qua. Abbiamo un arsenale. Queste cose non ci sono, non c'erano prima. Si vede che è un flash. Facciamo così. Ciao, mille pezzi. Scoppia di mille pezzi. Ok. Che abbastanza forti, no? Queste bombe. Magari prima che abbiamo qualcuna nella storia vera. Ma non in questo breve. Questo flashback. Se ci vado in caso, tutti le armi, cioè le cose migliori, tutti nel flashback capitano, no? Questa spada, cioè non è un coltello, è una spada questa. Cos'è? Agente corrosivo. Se tutte queste cose sono qui, c'erano così, forse ci faranno aprire la porta queste. Infatti. Sei arrabbiata con me, mamma? No, Ivy, non sono arrabbiata. Aspetta, come mi hai chiamata? Non voglio più vivere al laboratorio, voglio una casa. E tu sarai la mia mammina. Va bene, Ivy, sarò la tua mammina. Ma adesso vieni subito con me, ok? Dove sei, Ivy? Posto siamo. Dove devo andare? Qua, qua non c'è. Qua non c'è proprio, no? È lì. Vivi, aspetta! Sempre questo del rombo. Sì, ma è fuggita. Sta generando altre creature, Alan. Sono ovunque. Proprio come sospettavo. Stai bene? Preoccupati solo di ritrovare Evelyn. Preoccupati solo. La parola catturata questa. Facciamo così. Solo mettiamo qua. Stavo ricaricando l'arma. Pazienza. Andiamo. Ok, tre bombe a distanza. Ci fanno una paura. Dai. Eccolo.
ascensore, ecco l'ascensore. Dove dobbiamo andare? Terzo piano. Terzo piano. Il sistema di isolamento d'emergenza è stato attivato. Siamo rimasti bloccati. Aspetta l'ascensore. Ah. Ok. Secondo piano. Siamo al secondo piano, dobbiamo salire. E quindi? Alan, Alan, dove diavolo sei? Ah, infatti c'era Alan qua. Evelyn è di sopra. C'era lui qui. Scommessa che è morto. Abbiamo qua una cassetta. Male non ci fanno queste bombe. Ne abbiamo un paio. Munizioni finite. L'ultimo. Bomba di tutte bombe a distanza. Usiamo queste allora. Morto? Andiamo qua. Che dobbiamo fare? Forse dobbiamo utilizzarla qua. Non c'è già niente. Abbiamo buttato. Abbiamo sprecata uno. Sprecata uno. Quindi l'ascensore è bloccato. Proviamo di qua. No, non c'entra niente. Per forza di lì dobbiamo andare. Per forza lì, poi non abbiamo che fare. Uscita dell'emergenza. Ciao, come si fa? Non l'avevo visto. Non l'avevo visto sto parco. Saliamo. Vabbè. Oh, sto sangue, secondo me mi dà fastidio. Dove eravamo prima? Stiamo avvicinando.
Ah, eccolo. Come sei arrivato qui? Dove vivi? È fuori controllo. Sta peggiorando sempre di più in assenza di cuore. Dove sono i tuoi? Non dire così. Lei si fida di te? Quella mocciosa non mi ha mai... Ok, aspetta. Vivi! No, Vivi! Vivi! Alan, non ascolta! Volevo chiamarti! Lei Vivi, sta cercando di controllarti! Devi riuscire a resistere, io... capito? Giuro! Ma non lo sta pratificando, lo sta uccidendo. Eccola. Fine. Che è successo? Che gli ha fatto? Lui è morto. La ferita, non so. Il computer. Mi sembra... Ma no, è un momento opportuno di per navigare. No? Stai facendo? Ma c'è pure la webcam. Ethan. Sempre lei. Sì, è vero. Ti ho mentito. Non avrei dovuto, ma... Quello che posso dirti è che... Se troverai questo... Stanne... Lontano. Dimentica di avermi conosciuta. Assurdo. L'hanno montato loro sto video. Che sta succedendo? Adesso staremo insieme per sempre. Mamma mia. Stanno volando tutti. Ed è finita così la nave. È abbastanza confusionario sto gioco, eh? Ora ti ricordi? Sì, Evelyn, ricordo. Possiamo tornare a essere una famiglia? No, Ivy, non possiamo. Non lo siamo mai stati. Non saremo mai una famiglia. Beh, allora non mi servi più a niente. Mamma mia. La risata malefica. Salviamo sempre. Ok. Siamo a terzo piano. Qui.
Cos'è? Tutto scritto così. Il contenuto è stato portato via. Ah, qua siamo dove eravamo prima. La videocassetta, andava rotto. Non possiamo aprirlo. Questo non è. Penso che ci dobbiamo andare dopo qua. Che non abbiamo trovato falcino e niente. Saliamo sopra. Vediamo che c'è sopra. Siamo saliti per scendere. Sembra fosse dall'altra parte. Magari Computer. funziona. Cambia schermata. Pezzo. Scienzo. Io spuntarei ora. Ethan. Ah. Spero di fare in tempo. Ok. Livello inferiore. Cos'è? No! Bugiardo! Cogana! Smettilo, Ha fatto Evelyn! spaventare! Maledette Pronto! allucinazioni! Dove si è cacciata? Cioè, questa bambina è la più potente del gioco, praticamente.